Scatterà giovedì 26 marzo il pagamento anticipato delle pensioni per circa 16 milioni di italiani che hanno più di 65 anni. Poste Italiane ha deciso questa nuova modalità per fronteggiare l'emergenza coronavirus ed evitare assembramenti all'interno degli uffici. Il nuovo sistema prevede per il ritiro una turnazione in base alla prima lettera del cognome del beneficiario, così come mostra questa tabella. Verrà organizzato in maniera scaglionata per i successivi 5 giorni, fino al 1° di aprile. Cosa significa in modalità scaglionata? Che abbiamo diviso i pensionati per ordine alfabetico di iniziale del cognome e in ogni giorno ci sono le lettere, quindi le lettere che definiscono chi ha possibilità di andarsi a ritirare la pensione. Ecco. Questo proprio per limitare allo stretto necessario l'affluenza all'interno degli uffici e l'assembramento al di fuori, perché ricordiamoci che per motivi di sicurezza, anche per garantire la salute dei nostri sportellisti, faremo in modo che all'interno dell'ufficio postale entri soltanto un cliente per sportello attivo e tutti gli altri aspetteranno fuori. Ecco che allora queste misure aiutano a diluire meglio e a esporre meno tutti i colleghi e anche tutti i clienti a eventuali situazioni critiche. Poste Italiane ricorda che è possibile ritirare la pensione anche attraverso i postamat, gli sportelli automatici. L'appello, ovviamente, è quello di recarsi in posta solo per casi di effettiva necessità. E abbiamo attraverso il sito di Poste Italiane, poste.it, e attraverso il numero verde 800 003322 istituito la possibilità per tutti quelli che accederanno di avere informazione su quali sono gli uffici postali aperti sul proprio comune e gli orari anche di apertura.